Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un filato davvero elasticizzato, ma sicuramente la cui parola d'ordine per descriverlo al meglio è resistenza. Immergiamoci quindi nei suoi colori e analizziamo insieme lo splash. Eccolo qui il nostro filato stretch, composto per il 100% da microfibra poliammidica, che si presenta così in gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 175 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 3-3,5, oppure per chi vuole provare magari con i ferri può provare con il 4-5. È un filato davvero molto elastico, come potete insomma vedere anche qui, e con il quale potrete realizzare diverse creazioni. Una volta realizzato il vostro lavoro, potrete lavarlo ad una temperatura non superiore ai 40 gradi. Ovviamente non sarà possibile stirarlo né tantomeno inserirlo in un'asciugatrice, ma invece riporlo semplicemente ad asciugare in una posizione magari piana. Non è possibile candeggiarlo, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Lo splash è un prodotto 100% made in Italy che subisce un trattamento retrattivo della fibra in grado di garantire una prolungata resistenza all'usura e allo stress a cui ovviamente sono sottoposte le fibre, e si presenta in diverse varianti di colore. Questa che vedete qui meravigliosa è la variante rossa. Poi proseguiamo e abbiamo, eccolo qui, l'argento, questa sorta diciamo di grigio. Poi proseguiamo invece con il bianco, eccolo qui. Andiamo avanti con il blu, un bel blu molto vivo. Poi abbiamo il fucsia. Eccolo qui. Procediamo ancora con il giallo, davvero un bel giallo. Ancora abbiamo il glicine, eccolo qui. Poi abbiamo il lime, questa sorta diciamo di verde acido. Un classico nero. Poi abbiamo il tabacco, eccolo qui, questa sorta di marrone. E infine gli ultimi due, il turchese, un colore davvero perfetto per la stagione, soprattutto quella estiva. E infine il viola. Ecco qui il nostro splash. Ma quanti colori ha questo filato? E poi davvero ha superato ogni test di resistenza, sia quello all'acqua di mare, al cloro, alla prolungata esposizione al sole, al lavaggio continuo. Oltretutto è anche un filato davvero molto comodo da indossare, quindi sarà davvero molto confortevole. Potrete infatti realizzare il classico bikini, quindi un costume ovviamente a due pezzi, magari una parte di un colore e l'altra di un altro colore, o perché no, magari mixarli insieme, o anche un costume intero, oppure proprio grazie alla sua resistenza ma allo stesso tempo anche al suo essere così comodo e piacevole da indossare, potrete realizzare magari anche dei copricostumi o perché no dei top. Insomma, lo splash davvero sarà un filato da utilizzare durante l'estate, ma perché no anche successivamente. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo articolo. Mi raccomando, iscrivetevi su YouTube e attivate la campanella. Ciao!